Ben ritrovati con l'analisi materie prime commodity. Mamma mia, che fermento sui mercati, che sta crollando tutto, l'azionario, materie prime, il gold pure, 1935 dollari, incredibile, incredibile. Dai, ti aspetto nella trading zone, vieni nel mio sito renatodecarolis.it, cercami su Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, oramai lo saprai a memoria. E così partecipa e premia la trading zone, un servizio gratuito, una community pensata per la finanza, dove l'unico modo per ricevere i buoni Amazon ogni giorno 20 euro, 20 euro, devi solo interagire, scrivere, come succede qui, vedete per esempio qui la materie prime, primo piano, guarda la sezione materie prime dove ci sono diversi messaggi grafici e poi ci sono tantissimi altri servizi che trovate qui sulla sinistra analisi operative anche sulle materie prime, così come anche ci sono dei widget a disposizione, calendario macroeconomico, tanti 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 servizi, tutto gratis. E se sei tra i primi tre ogni giorno si ricomincia da zero: 10 euro al primo, 5 euro al secondo e terzo. E a fine mese, se ti confermi tra i primi tre, puoi fare dai 100 ai 200 euro. Che poi puoi sommare mese dopo mese. Ti fai il cellulare nuovo, il tablet. Insomma, ci sono delle cose molto interessanti. Insomma, partecipare è gratis. Quindi, gratis, non devi pagare nulla. Notizia che ha scosso il petrolio in apertura di settimana: petrolio che veniva da un'ottava molto interessante. Qui siamo su Bloomberg, vedete, scende il petrolio sulla ripresa della produzione in Libia e si parla anche ovviamente della preoccupazione in merito a quello che sta succedendo per il coronavirus, con questa seconda ondata di contagi che può bloccare nuovamente i trasporti e quello che già sappiamo, quello che è successo con la prima volta. Quindi riprende la produzione in Libia e andando a vedere poi giù, leggendo l'articolo, eccolo qua, la produzione, la ripresa della produzione potrebbe incrementare quindi di 550.000 barili al giorno entro la fine del 2020 e quasi 1 milione per il prossimo anno, secondo quelle che sono le stime, previsioni fatte dalla Goldman Sachs. Ed era stata una settimana, adesso torniamo, andiamo adesso sul grafico del petrolio, sotto il grafico a un minuto, vedete poco fa è scesa, ha toccato un minimo a 40,17, adesso siamo a 40,52, meno 1,36 rispetto al prezzo di chiusura dei 41,08 di venerdì scorso, che lo vedete indicato qui. Era stata un'ottava, una settimana, come dicevo, molto positiva per il petrolio, che aveva reagito al rialzo con la candela verde del 15 settembre, che era martedì. E quindi da mercoledì era stato protagonista di questo rialzo che, se vogliamo, quindi anche prendere dal 16 marzo, dall'apertura del 16 marzo fino al massimo toccato, insomma, 8 punti percentuali. C'era stato un bel rialzo, l'ho preso come riferimento l'apertura del prezzo successivo alla candela del 15 settembre. Adesso ancora verde, per carità, è ancora verde, non si vede una possibile inversione di questo trend al ribasso. Gold invece è tornato con una view possibile short con la candela rossa del 17 settembre, però ancora non è successo nulla fino a quando non usciamo da questo trading range del 1969-1911. Però ora come ora, chi è al rialzo mi preoccuperei un tantino. E adesso sta spingendo, proprio adesso lo vedete sotto dal grafico a minuto, sui minimi di giornata 1931, anche complice l'apprezzamento del dollaro, che in questo contesto Covid, quando c'è avversione al rischio, si vende l'azionario, si comprano dollari americani. Quello che vedete qui è dollaro, è gold quotato in dollari. Poi altri asset, l'argento in questo momento meno 2. E rischia di saltare il supporto, vediamo 26,11 come chiude questa sera. Il platinum invece già passato al ribasso con la candela rossa del 17 settembre, adesso meno 0,64. Il gas naturale accelera, meno 3,20 dopo la settimana scorsa, con i dati sulle scorte in aumento, a sorpresa in aumento. Rame ancora al rialzo, però non c'è un'accelerazione sopra questa resistenza. Infine il palladium in questo momento meno 1,52 sotto il livello dei 2399, quindi un'impostazione al ribasso. E si chiude qua. Vieni, dai, vieni nella trading zone, così metti anche i tuoi grafici delle materie prime, di altri, tutti i mercati, indici, titoli azionari, forex, c'è di tutto, strategie di trading. E se sei tra i primi tre, vinci anche il buono Amazon. Dai, ti aspetto, buona giornata e buona settimana a tutti. Arrivederci.